Ciao a tutti ragazzi da Core.9, bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo qui con un video davvero speciale perché devo annunciarvi ragazzi il canale community. Ebbene sì ragazzi, io ed altri poketubers del TG italiano abbiamo deciso di radunare i nostri tra virgolette talenti in un unico canale, in un canale community ragazzi che si chiamerà Pokecards Ita. Quindi andiamo a vedere un po' ragazzi i contenuti di questo canale, diciamo così, e più nel dettaglio i protagonisti e quello che si farà. Allora, innanzitutto si parlerà quasi esclusivamente di carte Pokémon. Perché quasi? Perché magari ci sarà qualche variazione ogni tanto ragazzi, ma più che altro saranno aperture del TCG Pokémon, saranno magari degli, diciamo, news sugli aggiornamenti delle carte Pokémon, dei dettagli su qualche carta, delle curiosità. E quindi per questo ragazzi sarà un canale davvero dedicato a 360 gradi alle carte Pokémon, quindi spero che vi piaccia. Ma adesso ragazzi è arrivato il momento di dirvi chi sarà ad accompagnarmi e io a chi accompagnerò in questa splendida esperienza. Vado in ordine di giorno ragazzi, senza fare preferenze, perché in pratica ci siamo divisi in giorni essendo in 7, quindi uno per ogni giorno della settimana ragazzi. Spero che questo vi piaccia, è una cosa molto più ordinata e spero molto efficiente in vista appunto della nostra attività di un video al giorno, che è una cosa molto bella ragazzi, spero vi iscriviate in tanti appunto. Allora siamo lunedì, Federic 95 Ita, lo conoscerete sicuramente, superati 9.000 iscritti per lui, quindi un grandissimo youtuber, quello con più iscritti di questa community, quindi è un grande davvero. Martedì troviamo uno sconosciuto, ovvero Core.9, che purtroppo non si sa chi sia, ma dicono sia bravetto, boh, vedremo. Mercoledì il principe giallo ragazzi, il principe giallo è quello con meno iscritti della community, ma che sicuramente è uno di quelli che ha più voglia di fare, perché è stato lui diciamo a dare la spinta a tutti noi per fare questo canale community, è stato lui diciamo uno degli organizzatori e ha davvero tanta voglia di spaccare proprio YouTube, ma in questo caso con lo spacchettamento, vabbè. Poi andiamo ragazzi con il giovedì che vedrà il mitico Frappa, dico Frappa 2390, però Frappa dai, che lui con più di 4500 iscritti diciamo che si è fatto conoscere già da, è uno dei veterani insomma, quindi è davvero molto bravo sia per il collezionismo in generale, ma essendo molto amante di Pokémon come tutti noi, questa nostra cosa in comune, anche lui si merita assolutamente, anzi uno dei posti d'onore di questa community. Poi il venerdì ragazzi, il venerdì troviamo, cioè, uno dei miei miti, uno di quelli per cui ho voluto cominciare questo canale, ovvero Charmcharm Pokéfan ragazzi, esatto, proprio lui Charmcharm Pokéfan, con non so, in teoria anche più di 6.000 iscritti, che anche lui in questa community spacchetterà di tutto, molto simpatico come sempre, e quindi ci farà una gran compagnia e ci darà una gran mano ragazzi per questo canale. Il sabato troviamo ragazzi uno che veramente ha rivoluzionato un po' il mondo di questo, di questa community, diciamo così, che è PokeShiny, uno che ha più di 3.000 iscritti, è circa come me, però lui ragazzi spacchetta davvero di tutto, perché dal primo set all'ultimo set ha un sacco di set completi, quindi ragazzi è un grande ed è anche, se non sbaglio, il più giovane della community, quindi su di lui ci sono tutti gli occhi puntati, no vabbè, è un grande, quindi si merita assolutamente questa community. Ultimo ma non meno importante, Pokémon Channel TV, lui ha superato da un bel po' i 4.000 iscritti ed è un grande, non è stato molto attivo queste ultime settimane, ma ha detto che ritornerà alla grande, non si sa ancora se proprio per i primi giorni della community, quindi forse le sue prime due settimane le salterà, ma dopo tornerà alla grande ragazzi per questo grande giorno che è la domenica. Quindi questa era la settimana delle poche carzite ragazzi di questa community, iscrivetevi tutti, dovete iscrivervi perché ne vedrete delle belle ragazzi, davvero tanto. Quindi un bel mi piace per questo video, iscrivetevi al mio canale, ma iscrivetevi soprattutto alla community ragazzi, che sarà attiva dal 1° settembre, che sarà lunedì, col primo video di Federic e poi via via l'ordine in cui vi ho detto. Quindi questo video anticipiamo un po' la community, ma cominciate già a iscrivervi ragazzi, perché poi ne vedete davvero delle belle. Un saluto da Core.9, al prossimo video.